Benvenuti a Particelle Musicali, la serie con la quale provo a raccontare musica e scienza mescolandole insieme in vari modi. In particolare nella miniserie di video, di cui questo è il quarto, stiamo cercando di approfondire la musica generata dai computer. Nei tre video precedenti ho nell'ordine raccontato il primo esperimento di musica generata dal computer nato nel laboratorio di informatica di Alan Turing. Quindi siamo andati ad approfondire la generazione della musica frattale, raccontando anche qualcosa sui frattali, e nel video precedente abbiamo finalmente affrontato le reti neurali o intelligenze artificiali, in particolare l'utilizzo per il completamento, a partire da alcuni appunti sparsi, della decima sinfonia di Beethoven. E proprio ricollegandomi a quel video, arriviamo al video di oggi in cui andiamo ad affrontare il tema della generazione della musica utilizzando in particolare il progetto online Suno. Avevo infatti concluso quel video dicendo che, beh, forse per lo stato dell'arte dell'epoca, che era qualcosa come 5-6 anni fa ancora, le reti neurali non erano pronte per la produzione creativa della musica, e invece, appunto, Suno, finalmente quest'anno, sembra smentire quel preconcetto. In linea di principio non è così complicato generare o scrivere della musica all'interno di un dato genere. Fondamentalmente, dal punto di vista matematico, ciascun genere musicale è ben codificato. Per cui alla fine non dovrebbe essere così stupefacente qualcosa del genere. D'altra parte, il team di Suno, che è costituito da musicisti e programmatori, ha ideato il progetto con un'idea ben precisa in mente: democratizzare la creazione della musica e renderla accessibile a chiunque. E considerando che vari versi di quelli che ho scritto, sì, perché ogni tanto scrivo poesie, e che ho proposto ad un paio di musicisti che ho incontrato nel corso della strada, non sono riusciti a diventare delle canzoni vere e proprie, beh, ho considerato Suno come un progetto molto interessante proprio per raggiungere l'obiettivo che avevo in testa. Però prima di arrivare a questo punto, andiamo a raccontare qualcosa dal punto di vista un po' più tecnico e matematico su come funzionano le reti neurali. Fondamentalmente una rete neurale è descritta utilizzando la matematica delle reti, che è a sua volta una branca della teoria dei grafi, che, vi ricordo, nacque grazie a Leonhard Euler quando risolse finalmente il famoso problema dei ponti di Königsberg. Generalmente una rete neurale è strutturata, suddivisa in nodi, che sono detti anche neuroni, e i collegamenti, cioè come questi nodi parlano uno con l'altro. Questo vuol dire che dal punto di vista matematico, se ho una rete neurale ordinata, ovvero una rete che vada a 0, a 1, a 2, eccetera, eccetera, per ciascun nodo posso definire, scrivere e calcolare lo stato di quel nodo a partire dallo stato del nodo precedente, dalla cosiddetta funzione di propagazione calcolata nel nodo precedente e da un cosiddetto valore di soglia che è generalmente fisso, ma che può cambiare grazie al processo di apprendimento. A partire dallo stato del nodo posso calcolare la funzione di uscita del nodo, cioè l'informazione elaborata da quel nodo che poi verrà inviata per definire la funzione di propagazione che servirà per calcolare lo stato del nodo successivo all'interno della catena, all'interno della rete. Inoltre posso introdurre nella rete i cosiddetti pregiudizi. In questo caso, questi pregiudizi sono delle costanti che vengono inserite all'interno della funzione di propagazione, costanti additive, e che, come è stato scoperto, sono molto difficili da cancellare o da rendere trascurabili con il processo di apprendimento. Processo di apprendimento che viene sviluppato
tramite dei modelli o algoritmi di apprendimento che permettono di specializzare la rete neurale in campi specifici. Quindi, per esempio, avremo dei modelli di apprendimento per giocare a scacchi oppure per dialogare con un essere umano. In questo caso si può avere un chatbot generico oppure un chatbot specifico su argomenti particolari, ben precisi. Questi chatbot, se ben programmati, sono molto utili per fornire la prima assistenza agli utenti, oppure delle reti neurali in grado di eseguire calcoli, per esempio di fisica, oppure disegnare, o, come nel caso di Suno, generare della musica a partire dalle informazioni fornite dall'utente. In particolare Suno, che è il music generator che ho sperimentato, utilizza due modelli di apprendimento specifici. Uno si chiama Bark, che è stato sviluppato dallo stesso team di Suno, e l'altro è Chirp, che è stato sviluppato da Google. I due modelli concorrono insieme per generare la voce e il suono, la musica, che messi insieme daranno la, si spera, desiderata canzone. È possibile, utilizzando Suno, generare la musica a partire da un prompt, come per qualunque text image generator, dicendo su cosa, su quale argomento si dovrebbe sviluppare quella canzone, specificando poi il genere, e quindi alla fine avremo un prodotto finale. Potremmo anche eventualmente decidere di generare una musica strumentale in un dato genere. Questa opzione è in effetti molto utile quando bisogna chiudere la canzone, questo perché di default la canzone dura un paio di minuti, quindi in particolare se la chiusura non è musicalmente gradevole è molto utile fare una estensione. Inoltre è possibile anche generare, stabilendo un genere specifico, della musica a partire da un testo che possiamo inserire noi, testo che potremmo generare con un chatbot oppure scrivere noi, che è una delle cose che ho fatto. Vediamo infatti adesso a vedere quali sono i due esperimenti di cui volevo piuttosto velocemente parlarvi. Il primo è un esperimento classico, inserito un prompt di testo in cui ho chiesto a Suno di generare una canzone su una stella che spiraleggia dentro un buco nero, e ho in questo caso definito come genere il death metal. Magari su questo pezzo in particolare potrei in futuro pensare di realizzare una puntata di Particelle Musicali in cui andremo a esaminare il testo generato dall'intelligenza artificiale. Adesso però vi vado a raccontare anche il secondo esperimento che ho compiuto con Suno, ovvero ho preso un testo da me scritto che era stato pubblicato su una raccolta uscita negli anni 90 per un piccolo editore della mia città, Cosenza, e definito il genere ho chiesto a Suno di cantare la mia poesia e metterci sotto della musica. Vi lascio ascoltare un pezzettino di ciò che Suno ha prodotto. Po' di rumore delle onde del mare che si abbattono sulla spiaggia. Il pezzo nella sua interezza lo pubblicherò nei prossimi giorni su YouTube, quindi andrò a inserire nuovamente in descrizione, insieme a tutti gli approfondimenti, anche il link per andare a ascoltare Odi in tutta la sua interezza. Elemento aggiuntivo poi che migliora il prodotto generato da Suno è anche la creazione di una immagine che faccia da, diciamo così, copertina per il pezzo generato, che incredibile dirsi, Suno, almeno nella prima generazione, quella non estesa, era molto coerente con il testo della poesia.
arrivati a questo punto, sperando che tutta la parte tecnica non vi abbia annoiato troppo e anzi vi abbia interessato e fornito degli stimoli per approfondire l'argomento e magari, perché no, per sperimentare con suono, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!